Oggi vediamo le braciole di maiale semplici, semplici come le facciamo a Roma. Ingredienti subito. E allora le braciole di collo, le più saporite, quelle con più grasso. Questa è una carne che sta a 4 euro al chilo. Quelle di lombo stanno addirittura a 3 euro al chilo. Però queste qui sono sicuramente le più saporite. Noi cucineremo semplicemente con una sfumata di vino bianco, olio extravergine d'oliva, sale naturalmente. E io utilizzo i semi di finocchio. Se non vi piace, potete usare benissimo il rosmarino. Una punta d'olio soltanto per non farle attaccare e lavoriamo sulla fiamma alta. Quando è bello caldo andiamo con le braciole. Attenti che queste possono schizzare. Mi raccomando, la carne di maiale deve essere ben cotta. Non fate come vedo tanti amici miei che magari li vedo che quando cucinano al volo una cosa, una bracioletta a pranzo, se la fanno una botta da un lato, una botta dall'altro lato, come fosse carne bovina. La carne di maiale deve essere ben cotta per scongiurare la presenza di possibili virus, batteri, parassiti. Quindi apposta usiamo questa qui di collo che ha parecchio grasso. Quindi, per cui, quando questa carne sarà ben cotta e quindi rimarrà forse un po' stoppacciosa, il grassetto gli darà quella consistenza, e questo è il bello della braciola di maiale. Tutto quanto quest'olio, dove adesso si andrà a sciogliere il grasso, noi non lo mangeremo perché verrà scolata quando la tireremo fuori dal piatto. E appunto, la braciola di maiale è un piatto veramente leggerissimo perché lo priveremo di tutto il grasso che si squaglierà in cottura. Le giriamo e vado subito con un bel po' di questa finocchiella, i semi di finocchio che a Roma chiamiamo finocchiella. Metteteci il rosmarino se non vi piace il sapore, però io vi consiglio, se non l'avete mai assaggiata, di abituarvici, perché questo qua è il sapore che sentiamo a Roma col maiale, la finocchiella con tutti i salumi, pure se stanno il salume toscano bellissimo che è la finocchiona, insomma, va alla grande il finocchio col maiale. Abbasso un po' la fiamma, vado col coperchio. Mi raccomando, proprio per questa storia che il maiale va mangiato ben cotto, attenti pure ai paninari per strada fuori dallo stadio. Se andate da quelli, fateci caso che spesso la salsiccia non ve, per andare di corsa non ve la cuociono bene. Quindi prendete i Wurstel quando andate da quelli, perché almeno sono industriali e si evitano tutti i rischi. Proprio per questo fatto è stato, apro una parentesi perché tanto è talmente semplice oggi il piatto che così vi dico qualche cosa che posso inserire che non saprei mai quando inserire. Il sanguinaccio è stato vietato proprio perché il sangue è portatore di batteri. Questo però io non sono assolutamente d'accordo perché soltanto in Italia è stato vietato. Innanzitutto il sangue viene bollito e viene cotto, quindi i batteri muoiono. Mentre invece in tutto quanto il resto dell'Europa viene portato su un piedistallo il loro sanguinaccio. Sono stato qualche tempo fa in Germania, a Monaco di Baviera, a Dresda, loro hanno il loro sanguinaccio a forma di Würstel con le loro aromatizzazioni naturalmente, ma lo vendono dovunque. Recentemente sono stato in varie contee del sud dell'Inghilterra e lì hanno il loro black pudding e il loro sanguinaccio, quindi soltanto a noi ce lo levate. Senti che odore di finocchiella. E durante la cottura non c'è bisogno di farla all'ultimo. Proviamo col vino. Lontani con la testa quando mettete il vino. E la rigiro un'altra volta. L'obiettivo è quello di far squagliare tutto il grasso e all'ultimo di farla venire bella strocchiarella. E io ci rivado subito con altro po' di sto bel finocchietto a finocchiella. Ok, quando è croccante il grasso andiamo a salarle tutte e due. Un altro mezzo minuto e spegniamo. Spengo e me la impiatto. La scolo bene da tutto il grassetto. Questa così è magrissima. E voilà! E quindi il pezzetto di grasso va necessariamente mangiato perché di grasso non c'è rimasto più niente. Mo' pare brutto perché a tutti i video quando uno fa la prova assaggio dice ammazza quanto è buono perché pare come se è venuto male, poi uno ve lo viene a dire. Quindi io vi devo dire la verità. È buono. E se vi è piaciuto, pollice in su, iscrivetevi al canale. Alla prossima e dagli tutti.